Ciao, questa sera un piccolo video sulla bandana. Eccola qua. Capita di averla dietro, anzi sarebbe bene averla sempre dietro. Se si cammina sotto al sole oppure comunque si ha bisogno di proteggersi la testa, è la cosa migliore. Vediamo un po', io ho visto qualche filmato, ho fatto qualche esperienza, vediamo un po' come legarsela attorno. Allora, vabbè, la cosa più semplice uno penserebbe, cioè la piego a metà, praticamente faccio un triangolo in questo modo, la metto sopra la testa e la lego dietro in questo modo. Ovviamente qua dietro doppio nodo per tenerla fissa così. E effettivamente può andare benissimo, comunque nella parte dietro la testa rimane scoperta. Vediamo qualche altro modo. Uno che io trovo comodo è, per esempio, allora la bandana nella sua metà, cioè a metà del fazzoletto, c'è un, non so come chiamarlo, comunque, un pallino che segna il centro, che è qua. Quindi io cosa farò? Piego il primo angolo sul centro, in questo modo. Adesso qui, cioè, vederlo così diventa difficile, sul piatto ovviamente è più facile. Ripiego ancora a metà, quindi praticamente ho questa forma. Metto sulla testa e leggo di dietro. Come si può vedere, in questo modo, oltre ad avere praticamente una fascia che mi protegge dal sudore, cioè dal sudore che cade dalla fronte, qui sotto, ho anche dietro un qualche cosa che mi protegge il collo dal sole mentre cammino. Quindi ho una doppia, come dire, una doppia utilità. È comodo in questo modo e appunto assolve due funzioni. La stessa cosa si può fare avendo la striscia al di fuori, vediamo, è un pochino più forse così, abbastanza estetico, diciamo. Quindi, piego sempre a metà ripiego. A questo punto però lo spigolino lo devo mettere sotto, quindi afferro in questo modo, cioè tenendo la parte ripiegata di fuori. Sempre nella parte posteriore la parte che mi protegge il collo, e in questo modo ho questa piccola fascia qua che sta al di fuori e non sotto contro la fronte, cioè a libera scelta, così o nell'altro modo. Un ulteriore modo che ho provato a fare, sempre visto, vabbè, su YouTube, che è ormai la fonte di tutte le cose, questa dovrebbe essere stile, diciamo, motociclista. Vediamola.
piego a metà il mio fazzoletto. Questa volta lo annodo senza prima passarlo dietro. Adesso passo dietro la parte e faccio scorrere sulla parte davanti fin quando più o meno siamo a questo livello, cioè ho qui questo, la parte, questa parte qua. Comincio ad arrotolarla, la piego qui di fianco. E a questo punto arrotolo il bordo. Su se stesso. Adesso l'ho fatto in modo un po' veloce, comunque si può vedere, creo questo bordino e dietro parte che copre il collo è molto più ampia, molto più estesa, quindi in moto fa il suo effetto. Questi sono i tre modi, diciamo, che ho un po' sperimentato. Quelli precedenti ovviamente sono più comodi per camminare, però anche questo ha il suo perché, insomma. Ecco fatto. Per questa sera saluti a tutti. Ciao.